Santi soffrimenti. Cosa dici? Ed ora, ora vorrei, visto che si è creata una bellissima atmosfera, leggere una favola, una breve favola, una piccola favola di un giorno di sole. Pregherei Geppo cortesemente di darmi un sottofondo, di creare un po' di atmosfera. Piccola favola di un giorno di sole. In giornate come questa, uno dei nostri antenati, grazie a poche ma efficaci considerazioni, ha inventato Ufilone. Inizialmente non sapeva a cosa sarebbe andato incontro. Dopotutto era la prima volta che lo faceva. Se al Lazzo, che fazzo si chiese. Neanche i suoi amici erano in grado di aiutarlo. Etavo, se sapevamo chi era Ufilone, invece di sta capa racotia, allazzavano. Ma Etaruzzo non si diede per vinto. E dopo giorni e notti di studio matto e disperatissimo, formulò le seguenti regole. Sabato e lunedì, i miei filoni. Mercoledì e Marte lo camo a recarti. Venere e Giove da casa un di nuove. Il mondo scolastico venne scosso da questi assunti e in tutto il mondo conosciuto, laddove ci fosse anche un solo alunno e una sola aula scolastica, tutti sposarono quella causa. Come una rivoluzione gentile, cura G minuscola, il verbo si sparse per ogni dove e attecchì nel cuore di ogni scolare. Si scelsero gli approdi post filunem, sale giochi, littorine pro paola, cinemi, parchi Robinson e, in ultimo, iperstande, vennero acclamati a furor di popolo, bocciando Corso Mazzini o altri posti dove Patrizia o i professori l'avessero sgamato con conseguente allisciamento i pilibus. Ma Etaruzzo non era soddisfatto, le regole non erano complete, per cui, dopo attenti analisi, vergò le varianti. Sabato e lunedì io camo a pallone, mercoledì e Marte da casa non si parte, venari e iode un micitore. Il mondo filunaro votò quel giorno festa nazionale dell'allazzamento ed acclamò all'unanimità Etaruzzo come eroe nazionale e benefattore dell'umanità. Nei giorni di sole, rivolgi anche tu un pensiero a questo grande poeta che morì felice e contento per aver regalato al mondo un sorriso, un'alternativa, una speranza. Sulla tomba venne inciso in tre lingue e mo, finalmente, goditi un filone eterno. I fiori e le corone si sprecarono, il mondo scolastico dichiarò 40 giorni di lutto. Tutti piangevano e si abbracciavano. Poi un giorno una mano anonima aggiunse con lo spray. E si ufana cosa sana, mina filume, che tutta si mana.